Ciao, io sono Roberto, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo a vedere l'accompagnamento delle parole lontane, dei Måneskin. Se vi fa piacere vedere questi contenuti, iscrivetevi al canale e iniziamo. Dunque, abbiamo il capotasto mobile al quinto tasto, ok? Quindi adesso parleremo, per adesso, degli accordi come se fossero in prima posizione per agevolare appunto la memorizzazione dei nomi, ok? Ma poi vedremo anche il brano, però con gli accordi, dando il nome corretto agli accordi, così che se suonate con altri musicisti, con un bassista, con un pianista, non vi confondete e potrete dire loro gli accordi che suonate. Dunque, il brano è caratterizzato dall'arpeggio iniziale, ok? La chiave del brano è tutta lì, quindi cerchiamo di eseguirlo al meglio. Adesso mi inquadrerò. Bene, faccio partire anche l'originale, suono sopra un paio di giri. Ok, quindi questo è l'arpeggio. Andiamo a vederlo analiticamente. Quindi abbiamo come fosse la posizione, cioè la posizione della minore, ok? Noi suoniamo quinta corda e quarta corda, entrambe con il pollice. Ok, allora il brano io lo penso in due, quindi penso 1, 2, 1, 2, così, 1, 2, 1. Quindi avremo due ottavi all'inizio che suoniamo col pollice della mano destra. Poi abbiamo quattro sedicesimi. Vuoto. Adesso qua li chiamiamo come se i tasti cominciassero da qui. Ok, quindi vuoto, 3, 1 e vuoto. Ok. Come si suonano questi? Li suoniamo con la mano destra, pollice, ha suonato già due volte. Adesso suona anulare, medio, indice. Anulare suona la prima corda a vuoto. Il medio suona la seconda corda al terzo tasto, abbiamo detto, quella che viene premuta dal mignolo. L'indice suona quando si alza il mignolo, l'indice suona questa nota qua, che è premuta anche dall'indice, dal primo dito, che di qua si chiama primo dito. Manca il si, la quarta nota dei sedicesimi, la corda a vuoto, il si a vuoto. Può suonare due volte, direi come volete. La cosa migliore è andarla a suonare col medio adesso. Quindi noi suoniamo anulare, pollice, pollice. Poi suoniamo anulare, medio, indice, medio, la seconda corda a vuoto. Ok? Lentissimo. Pollice, pollice, anulare la corda a vuoto, medio il terzo tasto, indice il primo tasto, medio la seconda corda a vuoto. One. Quindi il battere è qua, adesso se riesco mi inquadro anche il piede perché è importante. No, non si riesce a inquadrare il piede, però è one, two, quindi diremo one and two e. Ta 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 ta. One and two and ya. Ok, adesso abbiamo questo accordo. Premiamo come se fosse fa. Ok. Premiamo col pollice la sesta corda al primo tasto.
e premiamo la terza corda al secondo tasto. Pollice per la sesta corda, indice per la terza corda. E poi abbiamo ancora questa quartina di sedicesimi. Quindi la suoniamo con la stessa tecnica, ormai l'abbiamo imparata. Anulare, medio, indice, medio. Ok, anulare, medio, indice, medio. Anulare, medio, indice, medio. Ok. Allora, ripeto. Ok, facciamolo insieme. Contiamo 1, 2, 1, and. Ok, questa è facilissima. Abbiamo due ottavi all'inizio. 1, 1, and, che sarebbe la quarta corda a vuoto. 1. And elevare suono questa, ok, il secondo tasto della terza corda, e poi abbiamo un quarto, il fa, prima corda, primo tasto, lo suono con l'anulare, ok, anche se qui, essendo non avendo i quattro sedicesimi, insomma, possiamo suonare come vogliamo, è più facile. La tecnica della mano destra, anulare, medio, indice, medio, vi consiglio di farla soprattutto perché per i sedicesimi deve essere abbastanza fluido il fraseggio, se no non viene. Poi c'è l'ultima misura, abbiamo il Sol, come se fosse Sol, posizione di Sol, suoniamo la sesta corda col terzo dito di qua, col pollice di qua e il Mi cantino vuoto, cioè come se fosse il Mi cantino, comunque la sesta corda vuoto. Okay, poi due ottavi, si do, seconda corda a vuoto, si do. Ok, quindi abbiamo 1 da capo, 1, 2, 1, and, 2, and, ya, 1, 2, and, ya, 1. Eccetera, eccetera. Dunque, questa è ripetuta quattro volte e poi va in quest'altra parte. Ok, questa parte c'è, sentiamola se YouTube non la chiude. Quattro quarti, cresce, ok, quindi questa parte, due, qua siamo in quattro quarti, De minore. Importante, dicevo, la dinamica per crescere per arrivare a questa parte. Ok, e questo cambio in levare.
Quindi qua abbiamo come se fosse l'accordo di Fa e l'accordo di La minore. 1, 2, 3, 4, sul levare del 2. Quindi dobbiamo capire dov'è il levare del 2. 1, 2, 3. Dicevamo che qua la canzone va in 4 rispetto all'introduzione che la pensavamo in 2. Qua va in 4, quindi è 1, 2, sul levare. 1, 2, 3, 4, 1. Scusate. Piede qua, dov'è il piede mio? Qua lo vedete? Quindi one, two, ok? Ma sì, sull'accordo di Sol faccio questo piccola frase. Il re qua e aggiungo il do se riuscite, se no insomma. Dicevamo, se suono con un bassista che non mette il capotasto, un pianista, non possiamo parlare di questi accordi, non possiamo dire che inizio a fare l'arpeggio di La minore, ok? Perché non è vero, l'arpeggio è in Re minore, ok? Quindi adesso vediamo di chiamare gli accordi con il loro nome. Va bene, adesso poi vi metto in descrizione anche gli accordi nella tonalità originale. Ok, quindi abbiamo Re minore, l'introduzione don, don, da, 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 da. Ok, quindi abbiamo l'intro, sì. La strofa fa sol minore re minore do col crescendo ok va bene questa parte quindi è si bemolle. Vi ricordate il cambio sul levare del 2 si bemolle 1, 2, and 3, 4 quindi 1, 2, and 3, 4 1, 2, da di da da quindi prima era lì la frase è questa sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol la possiamo fare qua va bene, questo è tutto. Spero che vi possa essere utile e quindi ok, buone suonate, buon divertimento. Ciao e iscrivetevi al canale se vi va. Ciao.